carcere che ammatina carcerate, priva da libertà, senza un aiuto. Tutti gli amici mi hanno abbandonato, pure i parenti mi hanno sconosciuto. Ha già fatto la bene a tutto quanto, e questa ne ha già avuto, tradimento. Sabato sera la mia cara amante è giù da piede rotta alleramente. Anello, anello, zomba chi può, la mia amirosa balla, e io sto avendo una misera in te cancello. Per la mia bella, anello, anello. Perché la mattina mi dovevate svegliare e non mi avete svegliato. Ah, avete perso la voce. Sei un gallo di merda. Finirai in pentola con le patate. Stronzo. Fai schifo. Ambres. Mo vengo, mo vengo. Mo vengo, voglio sapere quanto ti muovo, voglio sapere.
Stai calmo, sto arrivando! Iam che con 500 lire per un corribullasti! Iam, 500 lire! O bullasti a bullanghelli, iam! A chi me ne 500 lire, iam, iam, che oggi sono esso di pazza! Per un capo bullanghelli o bullasti, iam! Capo bullanghelli ci facendo l'uomo e con bullasti ci facendo la razza! Iam, 500 lire, iam, 500 lire, venite a ca! A chi si suoi numero fortunato! Iam, iam, venite! Qua, qua, ecco, c'è un fortunato! Guagliù, iam, che io ti! Amare libere! È pulito! E ci lavate con detersivo! E chi si occupa roba nara? Vitti no! Vitti no! Mia amica, che bello mazzo che ti! Come la siamo all'anghella, te! Se non compro roba nara, porta sore, dove va? Bipino! Accattammo la vostra attenzione! Buon battaglio! Salutammo a chi si rompono, signori! Io faccio la presa e chi ho per cui? E puzza, devo cambiare casa. Dirti stronzo è poco! Oh, eccomi qua! Disgraziato, affanculo che stai quando sei disgraziato di tutti i pedetti! Ehi, saluta a tutto quanto! Donna Carmela, che rispetto! Oh, finalmente si arrivò! Sta zitto, mi toccare che stamattina sono nero! Ma perché adesso? Mo' ho finito di fare una cazziata al gallo! E perché? E perché? Perché non mi capisce più, così! Che sono tutti nella cresta! Quelle persone di famiglia che hanno pigliato dietro qui le carne a necchia, fresca, macellata, hanno aiato un macellaio che stacca fuori! Tutta piezza fresca macellata, coscia, mezza coscia, ma cantarreta, la certa, filetto, cularda e culardone, a Navolino Ghino, osso e grasso gratis, ti ne vatti, basta! Uè, ecco qua, finalmente! Attenzione! È arrivata Francisca! Tengo tu, ci attengo me, la facciata, va figlio lei! Che roba fresca! Mamma voce, Onna Carme, Onna Maria, Onna Roa, calate e panare! E Frangelle, portate il meglio per mamma mia bella! E mamma sono tutto bello! Tutto ma mamma mia è più bella! E che roba fresca! E carciò! E cucuccio! Tengo pure le puntuali e patate! Ecco, casa piglia tutto cosa! Presto, presto, andiamo! Affacciatevi, affacciatevi! Roba la campagna, ramma voce, cenari, ramma! Sì, venite! Piano, piano, non vi affollate che adesso apriamo il magazzino! Una alla volta! Voi fa tutto, signore! Signor che? Signor, guardate che bellezza, venite! E signor, prima salto però, venite! Bravo, bravo, sei in gambo, vai tu! Grazie a voi, Don Francesi, tu sei molto un bello padrone del mondo! Ecco, te li dà il rap! Sì, signor! Cennari, ma le racquata, la perdù! Brava, brava! Ci avessi la panza mamma tu! Ehi, mamma Rorma, fatichero! Sto mastiere, mamma! Ehi, signore, padriciore! Dimmi la lira, signore! Buongiorno! Chi si vede? Messo, vale luogo! Come va, come va? E come a io? Come mai non vi ho visto? Eh già, era un po' di tempo che non ci vedevamo, è vero! Ebbene, siamo stati una ventina di giorni in villeggiatura! In villeggiatura? Già sto cornuto da tanto a fianco, io! Passa là, ci sono lì! Se vendo una cassa di sigarette di contrabbando, brigadiere, me lo! E pure chi si tengo, io? Oh, là, ma come si può? Signore, può piacere, guarda! Ma Francesco, che ne sapevo che il brigadiere se l'ha fatto crescere il bar? Eppure non avevi neanche la divisa! Questo non è giusto! Io mica mi travesto! Devo andare che è fatto! Povero vaglione, povero vaglione! Andiamo, mangiate, andiamo! Mi dà la faccia la fama! Signore, pigliate, dite! I soldi, li pigliate! I soldi! Non è vero, non è vero!
Ogni padano crudo! Ma mi fa bene la pelle! Ciao papà! Ui, Fiorella! Belli papà! Che c'hai lì dietro? Niente! Dov'è Gennarino? Staranno a mangiare un cavallo! Muovena papà, muovena! Avete faticato assai oggi, tu e Gennarino! Tanta papà! Oh, bella Gennarino, Papà si va a sciacquare un po' in mano! E com'è buona sta mela! Ciao, Fiore. Sto bene a così? Sì, stai bene. Sei molto bella. Mi vuoi sposare? Io? Sì, forse sì. Ma come no? E allora andiamo. Sti femmine oggi. E ti aspetti? È il luogo pulito, sa. Ma vi dovete riguardare da lassù. Ciao, mamma. Ciao. Come va? Non c'è male, buono, e tu? Da povera vecchia, ma bene, bene, sto bene. Buongiorno, don Francesco. Buongiorno, buongiorno. Comunque io tolgo il disturbo, Va a un latto piccerillo. Buona giornata, donna Maria. Grazie assai. E che voleva, donna Maria? No, niente. Facevamo quattro chiacchiere, sa? Quello quando può, ma dà una mano. Povera figlia, con tutto quello che te ne ha fatto, eppure mi aiuta. E questa che sono, mamma? Le gocce, quella che mi piglia sempre. La solita medicina, la conosce, no? E conosco. Ti sei sentito male, Dimmi la verità. No, non gira mente di testa, una cosa e niente. E gira mente di testa. Secondo te non me ne sono accorta quando sono entrata. Stai stanca, mamma. E ti fai scappare i piatti a mano. Mamma, tu non ce la fai più andare avanti. A casa, Fiorella, è tutto resta appresso. Tu non ne tieni più 20 anni. Ce la faccio, ti dico che ce la faccio. Sono 2 anni che penso a tutto io, no? E non ti ho fatto mancare mai niente. È vero? Sì, questo è vero. Ma non si può andare avanti così, mamma. Tu ti hai riguardato. Hai bisogno di tante cose. C'è stato voi due, e questo mi basta. Yam, yam, leva da turno che ha già cucinato, sino oggi non si mangia. Fiorella in prota, vuoi tu sposare il qui presente Gennarino Scarrone secondo il rito della Santa Romana Chiesa? E che vuol dire Santa Romana Chiesa? E che ne sacci, che lo dice la televisione? E poi non mi interrompere. Rispondi. Lo voglio. E tu, Gennaro Scarrone, vuoi prendere in moglie la qui presente Fiorella in prota e assistere e curarla per tutta la vita? Lo voglio. E allora vi dichiaro marito e moglie. Puoi baciare la sposa. Ma che gioco giochiamo qua, ne? Ma che facciamo? No, non è un gioco, è un matrimonio. Mi piace tanto. Ah, ti piace tanto, Pure a te ti piace, scugnazzi. Va per riassunto, va. Sì, sì, subito. Con certe cose non si deve scherzare. Il matrimonio è una cosa seria. Mi piace fare la sposa e avere un abito tutto bianco. Fra
Fra un paio di mesi farai la prima comunione. Ti sposerai con Gesù. È una specie di matrimonio anche quello. E allora ce l'avrò anch'io, vestito bianco e sposa. Quello vero. O più bella abba dei sposi in Napoli da compra, papà. E tu canterai per me in chiesa. Io vero, papà? Sì, a papà. Quando ti fai la prima comunione, papà viene in chiesa e ti canta l'Ave Maria. Ti do la mia parola d'onore. Don Francesco ha assunto sta male. Mamma. No, mamma. È come faccio senza te? Non mi fa sto dolore, mamma. Siete voi. Peppina Scalone non è in casa. Lo so. Che cosa volete? Non lo immaginate. No. Mi fa specie che una donna bella, intelligente come voi... Lo sapete. Mi piacete. Fuori di qui. E subito. Oh, mo piglia me ne vaga, così. Dopo me ne vaga. Non ci sarà un dopo, Esposito. Fuori di qui. Quante arie! Avete piantato vostro marito per questa mezza tacca. Mo potete piantare purissimo per me. Lasciatemi, vigliacco, lasciatemi. 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 Mi metto a urlare. D'accordo, d'accordo. Sarà per un'altra volta. Fuori! C'ho pazienza io. Fuori! Sto già meglio, Francesco. È passato. Non ti preoccupare. La Madonna ci aiuterà. La Maronna non è lavi i piatti. Tu hai bisogno di qualcuno che ti aiuti, qualcuno che darà una mano. Ci stava. E tu l'hai cacciata via. Io non posso vederti morire, capisci questo? Non posso. Ti prego, Francesco. Sto già meglio. Ora mi alzo e... Non ce la fai, mamma. Non ce la fai. Statta a letto e non muoverti. Gennarino, a casa rimanga a mano a te. Ma raccomando, se tu cucumanno, ma posso fidare te? Sì, sì, state sicuro. Gennarino pensa a tutto cosa. Fidatevi di me, Don Francesco. Bravo. Peccia mia. Ciao, papà. Tanto buon Gennarino. Madonna mia bella, pensaci tu. Pronto, chi parla? Pronto, Lucia, sono Francesco. Francesco? Pronto? Pronto, ma... Lucia? Scusami, ma non me l'aspettavo. Ma che è successo? Fiorella sta male. No, no, lascia stare, Fiorella. La bambina non c'entra. Voglio vederti subito. Sì, sì, ma non adesso, non è possibile. Ma vuoi dirmi di che cosa si tratta? Lucia. Con chi stai parlando? Scusa un momento. Vuoi lasciarmi in pace? Ma non posso ricevere mangana da adesso. No. Se ti telefono quel paziente di tuo marito. Dammi qua che ci voglio parlare io. Dammi. Lasciami. Ah!
Non te ne manco coraggio di parlare per telefono. Che sto mi merda. Io non ti permetto di insultare così a Francesco. Gli abbiamo già fatto abbastanza male. Non te lo permetto. Ah, ma tu stai parlando con me? Ah, ma allora tu a me mi hai detto non te lo permetto. Oi. Ma tu che cazzo sei? Che cazzo ti credi di essere? Ma lo sai che chi mangia le spalle di Don Peppino Scalone non tiene nemmeno il diritto di fiatare. Lo so. Lo so, lo so. Ma io ho lasciato la mia famiglia perché sono stata trattata ingiustamente come una puttana qualsiasi. Solo per questo ho lasciato mio marito. Solo per questo. A verità è che mi ha facito schifo. Tu e i tuoi soldi. Ah, ti faccio schifo. E questo pure ti fa schifo. E questo. E questo. E questo. Tu sei peggio di una puttana. Almeno quelle ringraziano quando uno le paga. Allora, grazie d'avermi pagata. Sei fatta pagare da quel porco e mi hai tradotto per quatta sorda. Non ne ho vero, Francesco. Ci ha chiesto solo un prestito. Ce n'era tanto bisogno. E me l'ha fatta senza condizioni. Senza condizioni, T'ho giuro, così, t'ho giuro. Mamma, ti voglio tanto bene. Ma raccomando, non lo dicere a papà che mi hai visto. Ma perché non vuole? Perché si è arrabbiato con me. E non farete mai pace. E chi lo sa, speriamo. Mamma. Ti voglio tanto bene. Anch'io ti voglio tanto bene, fiorella mia. Tanto bene. Salute a voi. Don Peppino, i miei omaggi. Che vuoi? Portarvi i saluti di Don Salvatore Sciarretta. Me l'hai portato. Te ne puoi andare. Ma come? Non mi chiedete neanche che specie di saluto vi manda. Quante specie di saluti ci stanno? Due. Ci sono gli arrivederci e gli addii. Spiegati. Niente. Si tratta di pomodori. Una fesseria. Che volete che sia qualche pomodoro in più o in meno? Il guaio è che Don Salvatore non gradisce di essere fatto fesso. Il mercato dei pomodori è suo. E quando qualcuno cerca di fregarglielo, lui si incazza. E allora uno si arrevota. Già. Allora, adesso io parlo con Don Salvatore. Ci sto io, qua. No. Parlate con me. Io non tratto con le mezze figure. Peccato. Come volete. Io devo parlare assolutamente con lui. Pronto? Pronto? Che vi dicevo? Peccato che voi non trattate con le mezze figure. Thank you.
Madonna! Francesco Improta, questa corte vi dichiara colpevole d'omicidio preterintenzionale. Silenzio! Faccio sgomberare l'aula! Basta! Sei innocente. È innocente! Non è un assassino! Silenzio! Colpevole d'omicidio preterintenzionale per la persona di Giuseppe Ascalone e vi condanna pertanto a 15 anni di reclusione. Mamma, silenzio! Ora vecchia mia! Basta! No, è un'ingiustizia! Ma non facci! Nel penitenziario! Sai già tutto, eh? Bravo! Ormai sei diventato un esperto. Vai, puoi andare. Brigadiere, puoi aprire la porta. Dai vuota le tasche. Metti tutto qua. Che hai nascosto in tasca? È una fotografia. Fai vedere, dai qua. Niente fotografia femminile. Ecciterà la fantasia. È una picciarella, figlia mia. Tiene solo 10 anni, voi capirete, brigadiere. Voi, che ti succede? E anche se arrivate vuoi fare il prepotente. Stai a sentire. Ti dico come te. Ne ho conosciuto a centinaia. Però qui noi abbiamo il sistema brevettato per poterli calmare. Avanti, muoviti. Non abbiamo tempo da perdere noi. Su, avanti. Apri la porta. Accompagna. Maestro Scardeca. Permette, oui, maestro Scardeca. Un nuovo arrivato. Mi raccomando, eh. Prego, accomodatevi. Buonasera. Poi, nessuno ti ha detto che quel posto è libero. Aspetta il permesso prima di fare il porco comodo tu. Poi, oh, e lascialo perdere. Statta zitta tu. Ma non gli crederete, che se crede essere un padre eterno. Anzi, stato con comodo e fatto conto come se stesse a casa vostra. Piuttosto, state attento come materazzo, perché è pieno di cimici, pidocchi e scarrapacce. Qui è la centrale. Prego. Accomodate. Prego. Grazie. Mamma mia, mi sono
Ci dovete fare l'abitudine. E tu fatti tu. Nonna. Stai ancora sveglia. E perché non dormi? È tardi. Stavo pensando. A che cosa? A papà. È vero che adesso sta tanto lontano? Tanto. Tanto. Sì, non è andato senza neanche salutarmi. No. No, no. Non è vero. T'ha mandato un bacio grosso, grosso. E m'ha incaricato di dartelo. E quando torna, papà? Presto. Vedrai che tornerà presto. Ha promesso di cantare in chiesa per me, quando farò la prima comunione. Se te l'ha promesso, lo farà. Papà ha mantenuto sempre le promesse. Adesso dormi, tesoro. Dormi perché è tardi, Buonanotte, no? Buonanotte, tesoro mio. Buonanotte. Gennarino, e tu che fai qua a quest'ora? Ti ho portato questo. 10.000 lire. E dove le hai prese? Me le date mamma. Mamma? Ho pensato che vi potevano far comodo. Ma sei proprio sicuro che te le ha date mamma? Com'è bene che Gennarino non vi direbbe mai una bugia, donna su. No. No, non posso accettare. Ti serviranno. Tenetele e ricordatevi che c'è sempre un uomo in casa in brota. Apri la porta, sono arrivati gli amici nostri. Permesso, salve, salve. Come ben trovato. Di nuovo a casa. Beh, che vuoi fare? Pasqualino bello. Eccoci qua. Come va? Stavi in pensiero per tutti e due. Eri chiù una settimana che non vi vedevo. Sai cosa ha detto la puntata? Non lo so. Basta che non gli è successo una disgrazia a quei due. Niente preoccupazioni, perché Pasqualino Fascination è indistruttibile. Piuttosto qua, le cose come vanno. Ci siete mancati. Lo senti il vicebrigadiere? La cucina è una merda. Senta, sì. Ma quando ci manca tutti e due, un magnai una schifezza. Prendi nota, prendi. Prendo nota. E oggi in poi menù nuovo, hai capito? Menù nuovo. E hai pure cambiare i baffi e i capelli al vicebrigadiere perché sono troppo lunghi e non mi piace. Cambiare baffi e capelli al brigadiere. Pasqua, tieni sempre a calapazzito, Pasqua. Voi due, votate le tasche. Ma chi è visto? Non ci fa caso, è uno nuovo. E come ci permette? Amico, ma tu sai che quando ti trovi di fronte a Pasqualino non ti devi mai permettere di dire vuotate le tasche, perché ti trovi di fronte al nullatenente e più nullatenente di tutta l'Italia e provincia. Mi sono spicchicchiato! Oggi perdonalo! Ego te absolvo, peccatacci tui, cacatoro, ma stronzo! Sì, basta, 71 alla chiave, mi devo andare a riposare. Sto stanco, il viaggio è stato troppo lungo. Mi raccomando, l'acqua calda, Non facciamo come la volta scorsa che era freddissima, perché non ha supporto. Mi sono spicchicchiato, sì!
Andiamo bene, Lucia, io a scansarmi, permesso. La 171 è pronta, la vedo apparecchiata, sì. Andiamo bene, buongiorno. Ma chiste, sono pazzi. Non ci far caso. Chiste, te ne ha abbonamento. Tras e desce. Voi state... Buongiorno, amici, buongiorno, eccoci qua. Ciao. Buona avventura. Come fa? Poche pazienze. Carissimo. La festa. Io voglio fare la saluta. Carluccio! Se c'hai soldi, io ti faccio nuovo! Soldi! Uè, Dracula, sei già uscito dalla tomba, eh? Amico, Francesco! Oh, l'anno Francesco! Ecco! Francesco, proprio a voi stavamo cercando! Buongiorno, Francesco! Siamo entrati, sta zì! E il nostro primo pensiero è stato quello di venire a salutare! Ne potevate fare a meno. Tanto qui non c'è più rispetto. Come non c'è più rispetto? Ci deve essere di rispetto. Sì, certo, ci deve essere. Passiamo. E poi ricordate, state zitti, che voi per noi siete sempre Don Francesco. In qualunque l'età mai dell'età mai che vi incontriamo. Ok. Io l'età mai dell'età mai. E poi ricordiamoci che se voi state qua dentro è stato per una schifezza giudiziaria. E tutti quelli che vi vogliono bene e vi stimano la pensano come noi. State zitti. Acqua passata. Avete notizie di mia madre e mia figlia? Non vi preoccupate, stanno bene e vi pensano sempre. Don Francesco, noi siamo tutti quanti con voi. Ma che è sta schifezza? E questo è il modo di lavare? Rilavali subito. Avanti, su. Rilavali, ma guardi come sono sporchi. Non lo vedi? Luridi, sono luridi, su. Come fai a dire che l'hai lavati? Raccoglili, muoviti! A forza aver mutamevoli da brigadì. Francesco in prota, a colloquio. A colloquio, brigadì. Vai, vai. E vai. E Rosa dove sta? È malata, Rosa. Sta ancora malata. Ma come, sono 6 mesi che sto dentro, sta ancora malata. È malata. Non è una cosa semplice, devi aspettare, ci sono complicazioni. Con queste complicazioni non si finisce mai, non si può stare mai tranquilli. Più bisogna aspettare l'esito degli esami. Ci vuole pazienza, figlio mio. Pazienza? Pazienza, figlio mio. E a me la pazienza chi m'ha? D'altra parte, che buon fa? Coro mio. Oh, fra, ma qua malato è malato del cazzo. Che è incinta ai 5 mesi, quando t'hanno messo carcerato, si è fatta bottranata, sei cornuto. Ma statemi zitti qui, facendo un piacere. Ma perché volete pigliare il culo a chi? Che combinate? Ti lascia sapere la verità, sa da fall'uomo. Calma, calma. Ma volete finire o no? Che a due schiaffa faccio, fra. Porco, ma si forza, per. Volete qua. Andrete, basta. Portatevi lì per me. Ma che se sono cose pazze. State calmi, un bacino. Ma guardate un po', si è tagliato la punta di un cucchiaio, così pazzo. Ma ci deve venire una cosa. Ma tu non potevi stare zitto. Andiamo a bello, e tu strunz, hai trovato vento giusto per ciò dice. La colpa è a me. Cammina, va. Mamma cara, ebbene, l'avevo tagliato a quelle, non a isse, che lo cornute, capito? Hai ragione. Signore, accomodatevi. Venite, venite. Prego. In avanti.
Mamma. Oh, vecchia mia. Come stai, mamma? Siedi. No. Non mi diceva niente. Fatto guarda. Ho sognato notte e giorno di rivederti. E ma non riesco a parlare. Non piangere, mamma. Fatta forte. Lo sai che qui non abbiamo molto tempo a disposizione. Hai ragione. Ecco. Non piango più. Non piango più. E l'avvocato che dice? Sta tranquillo. Sta tranquilla, Rita. Che all'appello ci sono buone speranze. Io t'ho già portata opaca con la biancheria pulita. E maglietta, e calzina, e c'è sta pure un maglione nuovo. Come stai stando, mamma? T'avessi arrabusato una poca, e invece... No, tu non ti devi preoccupare. Noi stiamo bene. E Fiorella, la vita mia come sta, mamma? Se fa sempre più bello. Oh, che l'occhio, che lo sorriso. Penso tanto a te. Io ti ho detto che sei dovuto partire per un lungo viaggio. Molto lungo. Hai fatto bene, mamma. Mo' sta tutta ammuinata a prepararsi. Fra 25 giorni è Pasqua. Pasqua? Ci starà una funzione solenne. E in quell'occasione i bambini da parrocchia riceveranno Gesù. 25 giorni. Sì, ma che mo dice? Avevo promesso alla figlia mia di cantare quando si faceva la prima comunione, per la funzione. L'avevo data la mia parola d'onore. Lo so. Mo ripeto sempre. Tutte e sere. Non ci posso dare questo dispiacere, questa delusione, capisci? I puoi chiedere a te, a essa. Calmati, Francesco, calmati. Non ci può fare niente. Non è colpa tua. È mia figlia, mamma, capisci? È mia figlia. L'ha giurata tanta poca. No. E non voglio che perda la fiducia che hai in me. Non voglio. Non voglio. Calmi, bro. Fatti passare i nervi. Per l'amor di Dio, Francesco, stai calmo. Ti devi controllare, se no è peggio per te. Ha ragione lui, Francesco. Tanto, a signore, che serve? Scusate, ma il regolamento così dice. La visita è finita. Yam. Ma è appena arrivata. È il regolamento, bro. Vabbè, un minuto di più, un minuto di meno. Ti prego. Mamma, promettimi che non fai pazzia. Voglio che mo prometta, dimmi. Sì, t'ho prometto. T'ho detto di non preoccuparti. Guardate, mamma, guardate. Io qua sto buona, stanno i compagni che mi vanno bene. Chiami, bro. Su, chiami. Signore, scusatemi, ma è il regolamento. Lasciamo a Fiorella, mamma, che addiva benedice a tutti e due. Fino. Dai, Ian. Che mi Francesco. Su, Ian. Chiami, bro. Francesco. Oddio, povera vecchia mia. Signore,
Vi sentite male? No. Vi serve qualcosa? È passata. Coraggio. È passata. Tutto passa. Passerò. Signor, volete che vi accompagni? Me ne vac. Me ne vac. Uè, superiore, sono anche a 5, ce ne andiamo o no? Mancano i 5 minuti, lavora, lavora! E che cazzo? Ma quelli del Ciccio se stanno niente! Va giù, arrivederci! Ragazzi, buon lavoro! Buona permanenza! Ci vediamo presto! Non ti preoccupare, ci penso io! Ciao a tutti! Uè, Dracula, dove vai? E mo che fate, ve ne io? Dei coraggio, un po' che pazienza, prima o poi la giustizia trionfa! La prima rapina che fanno a Napoli, piglia, e ci sbarcano la volta qua! Esatto! Fanno buono! Andrei fuori! Non spingete! Uè, non spingete! Uscite già! Quando ci vediamo? Il più presto possibile! No, io scherzavo! Salutato mamma mai a fine. Tre cose al mondo sono importanti per noi. San Gennaro, il Napoli di Crolla e Don Francesco. Che mai? Tutto. Brigadiere, che lasciamo il numero 71. Homme e merda. Sì, questo è a nostra disposizione. Allora, arrivederci, arrivederci, è una bella cosa. Arrivederci a tutti. I miei rispetti. Anche i miei. Ah, non si può mangiare questa roba, ma sta ricordo, ma sta chiave di roba, ti dà da mangiare. Mangia. Ma tutti i giorni fai chi? Mangia delle frasche. Non sta zitto, Savarì. Ma che mangia dello? Ma che mangia dello? Oggi non manca mai? No. Ma può cambiare così, ma questa minestra fa schifo. Che succede? Il pranzo non è di vostro gradimento? No, brigadier, si sente male. E poi sta roba è difficile a digerire. Fate una cosa, ricoveratelo nell'infermeria. Il medico l'ha visitato, sta benissimo. È solo un lavativo. Ah, sì, un lavativo. E tu fatti i fatti tuoi, capito? Salutiamo a tutti. Il Nicolino Esposito è arrivato malamente, la sceneggiata si può fare. Don Nicola, posso fare qualcosa per voi? No, no, non vi preoccupate. Volete che vi trovi un posto? Mi faccio alzare. Salute, salute. Hanno fottuto a Don Nicola. Ah, Don Nicola, dammi un momento martire. Quello è un altro. C'è da chi lo fa? Questi bisogna inaugurarlo come la Monica di Monza. Una minestra per Don Nicola. Non ci capisci niente più. Volete favorire? Buon appetito. Ma sei in coppia di ditto. Ma picciato il cancello! Io non la mangio! Sta schifezza! E tu mangi l'embo, sta tutto poco zitto! Avete ragione! Mo' mi arrivo pranzo da fuori! Ho portato in la stanza! Ma tu non sei Francesco Impro? Chi che ha ammazzato Peppina Scalo? O mi sbaglio? Così dicono. E tu chi sei? È Don Nicola Esposito, un capo di tutto rispetto. Lascia perdere, Nicola Esposito sa apprezzare le spiritosaggini. Non ti do torto, ti capisco. Peppina Scalone era un ufedente e meritava di essere sparato. Io conoscevo tua moglie, una gran bella donna, e perciò ti capisco. Lascia perdere, acqua passata.
quaglio, e che? Un funerale! Mangiate, mangiate! Comunque, se hai bisogno di qualche cosa, fai il nome di Nicola Esposito e ci avrai tutto a disposizione, qualunque cosa. Continuate, continuate. Salute, salute. Buon appetito. Buon appetito. Salutiamo, salutiamo a tutti. Se volete che a quello stronzo che vi ha mancato di rispetto, sigarette, giornale.
Superiore devo parlare. Don Francesco Improna, quante volte ti devo dire che qui dentro non si canta? Dovete fare i detenuti. Qui non siamo al Festival di Napoli. Mi sono spiegato, Don Francesco! Ma siete spiegato molto bene, brigadiere. Povero! Portatelo dentro! Va! E conti con me, vai! La pagherai cara, la pagherai molto cara! Io ti farò pentire di essere venuto al mondo, hai capito? Mettetelo a fare acqua, mettetelo in cella di rigore! Quanto è bella, eh? Aspetta, vi aiuto io. Oh, grazie. È un sogno, eh? È una meraviglia. È vero, Fiorello? È stata un'occasione. Don Francesco, prima di partire, ci ha dato l'incarico. Don Francesco? Sì, Don Francesco, sì. Ah, Don Francesco! Ecco che cagli, sette. Ma spiegati meglio! E l'abbiamo servito come meglio abbiamo potuto, tutto qua. Ma deve essere costato una fortuna. No. Io non l'ho mai visto un abito così. Sarai la più bella di tutte in chiesa. Sì, contenta? Assai. Ringrazio il signore, va? Siete tanto simpatici. Sì, sì. Pure a lui. Hai visto? Amminisce! Con assunto i miei rispetti! I nostri rispetti! I miei rispetti, camminisce, state zitto! Grazie assai! Perché quando parlo ci sembra passare io! Lo so! Guarda! Si contenta, eh? Quanto sei bello! Vieni, 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 sa che ti dico! Che abbiamo compiuto una buona azione! E San Gennaro ci ricompenserà! Lascia stare San Gennaro, io ho fame! Hai fame? Beh, voglio mangiare! Ma vuoi mangiare? Certo, bisogna trovare il sistema per mangiare. Hai un'idea? No! Hai i soldi? No! E che mangi il capembrello, ne sì? È bucato! Mi è venuto un lampo di genio! A te! Seguimi! Mamma mia, dove mi porti? Faremo una riffa gigantesca! E con che? Con le calegne mie, poi faccio un fischio e quelle tornerò a casa! Siamo arrivati! Ma piacere, disgraziato! Buongiorno, buongiorno a tutti! Pasqualino Bello! Ma voi lo sapete perché vanno arrestati? Capito Bello! Chi ha vinto la riffa vostra? Era la moglie della commissaria! Che? Hai visto la guardia? Beh. E mo come facciamo? Zitto e cammina. Ha parlato l'oracolo. Qui, dove andate voi? Superiore! Superiore! A dove vai? Abbiamo avuto ordine di ammazzare. Ah, dovete lavorare? No, non c'è aria. Come non c'è aria? Che ci stanno già gravi? Chi lo dice che non c'è? Lo diciamo noi, niente, qui non si respira. Voi respirate? Io sì. Io no. Voi non respirate. Dovete lavorare. Se loro ammazzate, su. Vai, ciccio, vai. Avanti, sbrigatevi, fate presto. Fate svelte. Ma che svelte, svelte? Fate svelte e ammazzate. Calma, calma. Noi non abbiamo fritto. Qua dobbiamo stare giornata. Fate vedere come ammazzate. Lavora, ciccio, lavora, scopa, su. Io raccolgo qua. Sì. Ciccio, vai, lavora, su, fai vedere come si lavora. Capito? Sì. Vai, scopa, scopa. Sì. È uscito. Piano, piano, piano. È uscito. Che? È uscito. Sì, vieni.
Don Francesco, Don Francesco, rispondete. Don Francesco? Chi è? Siamo noi, Don Francesco, Pasqualino e Ciccio. E che fate qua? Non stavate a libertà? Sì, ma siamo appena ritornati. Un infortunio sul lavoro. Sì, ma abbiamo avuto il tempo di passare per casa vostra. A casa mia? Avete visto la vecchia mia? Mamma, come sta? Un po' debole. Però ha detto non preoccuparvi perché lei vi tiene sempre nel cuore e vi pensa sempre. Povera mamma mia. E Fioretto, la creaturella mia, come sta? Uno splendore, Don Francesco. Era vestita tutta di bianco. Sì, bellissima. Sì. Accendere tu in queste cose. Fatti fatte tu. Il vestito bianco? No, voleva dire il vestito della prima comunione. La prima comunione? Don Francesco, permettete un'indiscrezione. Parlo. A volte capitano certe cose. La vita è proprio buffa. Capitano certe cose, a volte che quando uno meno se l'aspetta, paf, ecco che capita la cosa. Parli, che si tratta, parla. No, ecco, vostra moglie ha fatto consegnare il vestito della prima comunione a Fiorella. È una sciccheria, neanche una principessa, ve lo giuro, Don Francesco. E ha detto di dire a vostra madre che l'avevate ordinato voi. La prima comunione? Ma che giorno è oggi? Ma quanti giorni ci vogliono per Pasqua? 5 giorni, Don Francesco, 5 giorni da oggi. 5 giorni? Ma siete masci! Zitto! Superiore, ma siete masci! Zitto! 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 Non credere in questa sciarla! Superiore! Ma siete masci, in questa sciarla! Superiore! Ma siete masci, in questa sciarla! Superiore! Ma siete masci, in questa sciarla! Presto! Fermi, dove andate? Fermi! Vieni, andiamo, vieni! Presto! Corri! Aprile del 77 persero la vita 2 carabinieri e 2 presunti mafiosi. La corte d'assise di Palmi, al termine di una camera di consiglio durata 5 giorni, è tenuta in una propria... Buongiorno, parlare ma santa di mia madre, don Nicolì. Ha detto proprio così. Voglia sci! Chi si appasca sta gorca dit, gli viene un coccolone gigante, ve lo dici scapricciatil. Segretario di un parlamentare democristiano. Il pubblico ministero aveva chiesto pene per un numero di anni complessivamente inferiore rispetto alla sentenza. A Razzà, alle porte di Taurianova, quel primo aprile del 77, era in corso la riunione di una sorta di consiglio d'amministrazione. Guarda, scapricciatie, e impara. Uno, la pattuglia dei carabinieri che due, nel vertice venne subito investita dalle razze. Voilà, è il gioco che fa. Bisogna prepararsi per dopo, per quando si dovranno frequentare le persone che contano. E non sarà lontano. Porta via. Tu che ne sai? Esci, entra, ma stai sempre fermo. La donna giusta l'ho trovata. Ci sono solo... un paio di difficoltà ancora da superare. E saranno superate pure quelle. E chi l'ha mai dato mo? È una buona notizia. E se è vera sarai ricompensato come meriti. Chi la schifezza e verme ha da pagare l'affronto che va fatto. Nessuno ha mai insultato impunemente Nicola Esposito. Nessuno. Parole sante, Don Nicolì. Parole sante. Vai a chiamare Scarrafone, va. Scarrafone? Lo conosci, no? Il capo dei sorveglianti. Ho capito. Digli che gli voglio parlare subito. Guardia! Aspetta! Non ho finito. Gli devi dire... Uovo, ti esci? Adesso cosa volete da me? Vieni su con gli altri.
Don Franci, è stato Nicola Esposito a farvi liberare. È stato lui a parlare con Scarrafone. Gli ha detto che vi deve trattare con ogni riguardo perché siete suo amico. L'ho sentito con queste orecchie mie. Tu sei pazzo. Va a te. Non mi credete? E chiedete la sorvegliante. È vero che è stato Nicola Esposito a farlo liberare? Sì, è vero. Adesso non ho tempo da perdere. Sbrigatevi. Vai. Don Franci, che piacere! Bentornato fra noi, Don Franci! Come state? Non c'è male. Ma hai capito, no? Buongiorno. Andiamo da qua, eh? Buongiorno a voi. Sei stato tu a farmi uscire da quell'inferno. Io? Ho solo detto come stavano le cose. E poi quando Nicola Esposito vuole, non c'è nessuno che dica di no. Adesso vogliamo diventare amici. Senti un po', qualcuno mi ha soffiato che stai in un brutto guaio e che per Pasqua hai bisogno di pigliare una boccata d'aria. Un brutto guaio, eh? E chi te l'ha detto? Che importanza c'è? È vero? No, no. È vero. E allora? E allora ti voglio dimostrare quanto ti sono amico. Per Pasqua sarai a Napoli, parola di Nicola Esposito. Non mi piace. No? Non mi piace proprio. Qua, la vigilia di Pasqua, la vigilanza esterna è ridotta. E le guardie del turno di notte sono tutte persone fidate. Mi sono spiegato. Le altre saranno a vedere lo spettacolo teatrale che hanno organizzato quei due scemi. Perciò la via è libera. Ora tocca a te, Francesco. Vai, Ciccio, vai, vai. Sì. Abbiamo avuto l'ordine di pulire qui. E chiudi la porta. Ciccio, chiudi la porta, vai. Sembra io, eh? Sei due deficiente. Ma scusa, porta bene. Ma va, 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 va. Quando sono solo vanno, ti due scemi. Farmi il piacere. Oh, ma dove andiamo adesso? Chiudi la bocca e non parlare. Sembra stata zitta, stata zitta, stata zitta. Si può sapere come cazzo devo parlare con te? Solo a Jesus. Quando sei brutto. Io sono brutto. Sei brutto, fai schifo, stata zitta. Non ti permetti, sono cose brutte, faccio venire a parlare, faccio il sangue. State zitti, mi dice che lasciamo. Sta zitti, 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 come c'ho. Superiore. Superiore. Superiore, per piacere. A quest'ora. A quest'ora, ma che vedi, è una cosa facile. Per questa, per questa, per questa, prego, Pasquale. Vai, Ciccio, vai, va. Posso? Dopo di te, va. Sei la mia rovina, sei la mia rovina. Ma perché non si deve? Alzo le mani. Alzasse sempre le mani con te, tu disgraziato. Beh, io direi di cominciare da qui. Cominciamo da qui? Voi sì. E allora noi cominciamo da lì, oi. Andiamo bene, ci chiamo. Sì, vengo, vengo. A me. Ma da più caffè. Sbrighiamoci adesso. Io direi, perché non ci fermiamo qua, eh? Sì, sì, io penso che qua sta bene, sì. Allora cominciamo da qui, tu che dici? Sì, sì, va benissimo. Sì, allora sì. Cominciamo da lì, ah. Come sì, 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 in modo, dall'angolo, ecco, in modo che il superiore si va a prendere un bel caffè, no? Noi intanto diamo una pulitina a tutti il locale, ecco. Ma più caffè. Poi noi vi chiamiamo e voi ci venite ad aprire, eh? Andate, andate, superiore, non vi preoccupate per noi perché noi qua a terra facciamo il lucido, facciamo. Andate tranquillo. Fate tranquillo, fate con comodo, superiore. Sì. Laggiù voi ci sta a cella di sposi, cammini. Non si può sapere che cazzo vuoi. Mi sta proprio sullo stomaco, quell'improda. Scarrafò, tu fa quello che ti dico io. Questo è un omaggio di Nicola Esposito alla congrega degli Scarrafoni. Roba d'alto orificeria. Anche troppo, per schiacciare la testa non verme. Orecchini e collana dello stesso tipo. Belli. Veramente belli. Vi saranno costato una fortuna per averle, Don Nico. Allora siamo d'accordo. Io lo porto fino all'ingresso del cortile e lo faccio uscire per primo.
Voi aspettate che stia bene in vista e poi sparate. Porco fottuto. Chi? Tu hai capito? No. E allora che fai a fare cagalo così? Ma così? Sì, me la togli una curiosità. Sì, Pasqualino, tutto quello che vuoi. Ma tu che cazzo ci campa a fare? Come? A me che cazzo campa a fare? Ma come ti permetti? Mannaggia! Io la giro. E che ci guadagneresti, eh? Sì, hai ragione, ma intanto già trovato un modo di scappare. E non posso marcicca. Per la porta principale è impossibile. Chiave e catenaccio. Dove andate? O saccia, maestro. Ma intanto non posso morire in da sti quattro mura, lontana dalla mamma e da figliarella mia. Ma per cicca siamo un po' parisi. Sorvegliato da guardia, a finanza, o mare, chi deve piscicare? Aroia! Ciro pazzo! Per uscire dall'isola ci vuole Ciro pazzo! E chi è? Non mi hai visto io? Amico mio. Un pescatore, una persona fidata. Prenderemo contatto non appena andiamo al porto per il rifornimento della cucina. Da quella parte, don Francesco, nessun problema. E di don Nicolino vi siete dimenticati? No, maestro, a quello ci penso io. Ci penso io, quella è cosa mia. Mi è venuta un'idea. Maestra, mi è venuta un'idea. E sono sicuro che funzionerà. Speriamo bene e che la fortuna ci assista. Ma ditemi una cosa, voi fate parte dello spettacolo? O mi sbaglio? Non vi sbagliate, sono un artista nel campo. Bravo. Allora mi avete a fare una cortesia. Dite. Alle 8 precise, ad a far scoppiare Madonna! O teatro. O teatro? E che ti a fare? Ad a tenere impegnata a tutti i guardie locali. Ho capito, non vi preoccupate. O sapeva che potevo contare su di voi. Bravo. Madonna! Contateci, don Francesco, modestamente quando recito io. Guarda per quello che succede, un casino della Madonna. Se ne cado teatro. L'ultima volta mi hanno dato la sotto e freddo. L'hanno pigliata con usoli. Ti ho pregato, beh. Io non ho parlato proprio. A me mi credevo. Ero sicuro di voi. Sto nelle vostre mani. Fatemi sto piacere. Ci starete come un papa, don Francesco. Non vi preoccupate. Fidatevi di Pasqualino e di... Solo di Pasqualino. E che San Gennaro ci protegge. Parlerò io con San Gennaro, don Francè. Fatta zitti, chi non tu conosci. Silenzio! Prego, maestro! Va bene, va a con mio. Vi decidete o no? Vi attacco! Maestro, da capo, continuate! Da capo! Fuori! 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 Le sorelle Bidet! Di che? Le sorelle Bidet, no! Le sorelle bellezze in francese! Dunque, stavo dicendo, sono qui per divertirvi, le sorelle Bidet! Quando più vi state zitto voi, noi più vi divertiamo! Avete capito? Bravo, bravo! Giusto, siamo d'accordo! Attacco, film! Ci siamo. Sono pronto. Vieni. E allora? Andiamo, andiamo. Stai tranquillo, tutto a posto. Andiamo.
presto. Voi da quella parte. Mancano pochi minuti. E dovete sparare solo sul primo. Solo sul primo. Attacca, prima attacca. Maestro, ingegno. Uno. Stretti, stretti, nelle stasi d'amore, la spagnola era così, bocca a bocca, l'amore sì. Ha trovato il cesso occupato e sta facendo lo strunzio qua, Come tu vuoi, onestamente, come tu vuoi? Allora vado a dire lo strunzio, sono qui. Voi siete due zoccoli, tutti e due. E non ne ho mai visto una femmina che te ne basta. Donna baffuta, sta mi piaciuta, capi? 30. Basta, basta, silenzio, basta. Adesso la signorina ci canterà una bella canzone e ci farà divertire. È bella, è brava, è buona. La grande stella del Valletta! Ma come la più è? Bugliacone! Adesso vi facciamo una canzone nuova, una canzone dell'ultimo festival, è vero, però fate i bravi! Bravo! L'ultimo festival della canzone napoletana, attacca, più è! Stretti, stretti, nella stasi d'amore, la spagnola sa fare così, presto, date l'allarme, date l'allarme!
capi che lo figlio zoccola. Mo che la ferita non è profonda, ma se tu fai troppi sforzi col braccio, si riapre e puoi morire di sanguare. Niente di nuovo? No, niente. Beh, state in guardia, quell'uomo è pericoloso. Laggiù questa notte c'è stata una sparatoria. Non vorrei che succedessero altre complicazioni. Necessità sparate. Intesa? Va bene, sì, va bene. Quindi, se spariamo, amici. Gesù! Don Francesco! Mamma. Mamma mia. Figlio. Figlio mio. E come che ti trovo qua? Che è successo? Lo miracolo, mamma. Lo miracolo. Mi hanno messo in libertà. E perché non me l'hanno detto a me? Ci ho pregato tanto. Tanto. Ma tu stai buono, Francesco. Stai veramente buono. Non ti preoccupare, mia mamma. Io sto benissimo. Fiorella, Fiorella, è uscita a poco. L'ha accompagnata a sorella da signora Maria. Povera creatura. Pareva che lo sapesse. Non se ne volevi. Diceva, papà, ma promise tornare. Era sicura che tu saresti arrivata a dire. Sono tornato. Quando era bella, con quella veste bianca. E figlia, non avrebbe a crescere mai. Anche tu, quando eri piccerilla. Ancora non camminava. Quanto si è già pensato a chi li tiene. In tastulietto e chi ti ricordo mi hanno fatto compagnia. E tanta compagnia. Sì. Era come se ti tenesse ancora dentro in braccio a me. Tu chiagni. Mi cercava aiuto. E ti pigliava in braccio. E ti stringeva a me forte, forte. E ti cantava nonna, nonna. E tu ti addormiva sorridendo. Mo so contenta, ma... Sola, so stanca. Tengo sonno. Mamma canta tua nonna nonna. Mamma. Ah. Mamma cara. Mamma bella.
Donna Marie? Donna Marie? Sì. Sì, Don Francesco, dite. Mi raccomando a mia madre. Secondo me non funziona. Quello non ci casca facilmente, te lo dico io. Vai fuori nel corridoio e avvertimi se vedi qualcuno, vai. Puoi dormire tranquillo. Ma chi è che deve dormire? Chi è? Ma si fa così per dire... E tu non devi dire, devi solamente fare, vai. E avvertimi se viene qualcuno. Va bene, va bene. Chi è? Chi è che sta? Chi è? No, 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 calma, non ti preoccupare. Ti volevo dire che nel corridoio non c'è nessuno. Mi devi avvertire quando vedi qualcuno, hai capito? Ma no, no! Sì, stacca zitto. Don Nicola? Don Nicola, mi sentite? Ah, chi è? Sono io, Pasqualino. E che vuoi? No, niente. Sono venuto a trovarvi, ecco. Volevo avere il piacere almeno di rivedervi un'ultima volta prima di... Prima di che? Prima di... Beh, sapete, abbiamo saputo tutto. Scarafone ha parlato. Scarafone. Scarafone. Prima ha tirato fuori la collana, gli orecchini, e poi ha detto che siete stati voi a ordinargli di sparare. Me lo immaginavo. E quella che non... Chi Scarafone? E che uomo? Le nomme niente. È un verme. Ecco, vi volevo... Vi volevo dire, già che state per presentarvi davanti a qualcuno che deve giudicare i vivi e i morti, siete stati voi a far fuori Peppina Scalone, a voi. E a te? Che te ne fotte a te? A me? Niente. È che se voi confessaste al direttore la verità, potreste salvare un innocente e lassù vi servirebbe a qualche cosa. Lassù? Dove? O prima piano. Piano. Muoviti! Sento rumori strani! Piano. Pasqua. Dite. Lassù non ci sta niente. Nessuno. Ci siete già stato. Don Nicolì, e poi a voi che vi costa? A me? Che vi costa? Accetta, o Signore, questa offerta in memoria della passione, resurrezione ed ascensione di nostro Signore Gesù Cristo, in onore della sempre Vergine Maria, di San Giovanni Battista, dei santi apostoli Pietro e Paolo e di tutti i santi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria e l'onore del suo nome, per il bene nostro e di tutto la sua santa. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Innalziamo i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Diamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. La verità è cosa buona e giusta. Scusate, brigadier, ma il commissariato è da quella parte. Sì, sì, voi andate diritto, poi girate a sinistra, non potete sbagliare. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati dal mondo. Oh Signore, io non sono degno di partecipare con l'immensa, ma di soltanto una parola. La mia sarà salvata. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Amen. Maria.
Senza una ragione. Tu sola che perdi sto figlio in croce. Tu sola puoi sentire sta voce. La voce chi si pente amaramente, perché ha traduto bene, oh veramente. Una cosa ti chiedo. Aiuta figlia mia. Aiuta chi soffre e colpa non ne tene. Punisci a me si può. E ha già pagato. E ha già pagato. Ma tu mi hai perdonato. Perdonami, Francesco. Perdonami, Francesco. Non ce la faccio più. Andiamo via di qua. Non voglio che la figlia mia mi vedi in queste condizioni. Vieni, vieni. Commissario. Io non te lascio, non te lascio più, Francesco. Una sola, in prota, una sola mano. Esposito ha confessato di essere stato lui a uccidere Giuseppe Ascalone. Qualche scartoffia da firmare e te ne puoi tornare a casa di corsa. Beh, sei contento? Volete scherzare, commissario? Volete pigliare in giro? Poi, in prota. Ma che cosa ti viene in mente? Vogliamo insultare un pubblico ufficiale, eh? Non è niente, commissario. Non sto buono. Ti aspetto domani mattina al commissariato. A domani, commissario. E curati. Stai in buone mani. Gennarino, vieni! Vieni, scusa, sì, vieni. Eccomi, Fiorè! Oh.
andassi voce in avala, schioppano giù una femmina e balcura, sotto e fondana.